Buon pomeriggio, ben ritrovati con il quinto appuntamento dei dialoghi con l'artigianato. Sono con noi oggi la dottoressa Elisa Guidi di Artex che coordinerà l'incontro e modererà l'incontro, il maestro artigiano Michele Monfroni e il gallerista e critico d'arte Jean Blanchard. Io lascio la parola ad Elisa e buon incontro. Allora, buonasera a tutti coloro che ci seguono e grazie per averci seguito in questi giorni. Spero che questi dialoghi sull'artigianato siano stati interessanti sia per capire meglio il mondo dell'artigianato, sia per il mondo dell'artigianato per farsi capire meglio e per farsi conoscere di più. Siamo praticamente al nostro penultimo appuntamento perché con domani concludiamo questo ciclo dei dialoghi sull'artigianato che abbiamo realizzato in concomitanza con le giornate europee dei mestieri d'arte. Però, come ho già detto, probabilmente troveremo il modo e il momento per fare altre programmazioni su altri settori che in questo momento non siamo riusciti a trattare perché abbiamo visto un interesse che ci ha fatto tra l'altro molto molto piacere e speriamo veramente che queste chiacchierate, questi dialoghi, che sono anche appunto delle chiacchierate tra amici, siano interessanti. Quindi insomma, ci auguriamo di poter riprendere. Allora io mi taccio rapidamente e lascio la parola al maestro Michele Monfroni che ci si presenta e ci presenta la sua attività. Michele, prego. Buonasera a tutti, è un piacere per me partecipare a questo, diciamo, confronto, a questo dialogo. Ti presento, Monfroni Michele, sono nato a Carrara nel 72, 12 aprile, quindi tra poco è che è il mio compleanno. 72, sono scultore, diciamo, in marmo. Ho un laboratorio di mia, diciamo, tradizione, di mia proprietà, anche se è una brutta parola, proprietà. Di mia tradizione di famiglia e eseguo qualsiasi tipo di scultura in marmo o altri materiali, diciamo che riguardano sempre le pietre e niente, riproduco qualsiasi tipo di opera dalla fotografia, dal modello, dal bozzetto e opere anche mie personali di qualsiasi genere, qualsiasi misura che si possano realizzare in mano. Carrara, qua nella fotografia, ora qua sto eseguendo, diciamo, ho eseguito una riproduzione della pietà di Michelangelo, qua siamo nel 2014, una copia fedele alla pietà vaticana di Michelangelo nel 2014. Con misure diciamo 1,90, 1,70 per 90, quindi fedeli alla Pietà Vaticana che è giù a Roma. Questa è una delle riproduzioni che mi ha lasciato una cosa, mi ha lasciato dentro qualcosa di importante. Aver fatto una riproduzione di un'opera di un grande che è Michelangelo, insomma, è una cosa molto, molto importante. Ripeto, eseguo, questa è un'opera, si vede, è un'opera moderna, un'opera mia. È un metallo trasformato, diciamo, riportato nel marmo, io dico così. È un modello in metallo, l'ho riprodotto nel marmo. Come vedete, il materiale è bianco Carrara statuario Michelangelo, che abbiamo la fortuna di avere questo materiale qua nelle nostre apuane, nelle nostre cave, che insomma è un materiale particolare e unico secondo me. Qua è una riproduzione della Venere col pomo eseguita su un materiale, un bianco Carrara normale, un ordinario. È un'opera eseguita a punti, un sistema a punti tradizionale, quindi una copia dal modello. Con una tecnica di misure sempre manuale sul marmo. Ecco qua qua è finita dopo 7 mesi di lavoro. 7 mesi di lavoro e di soddisfazione, perché insomma arrivi in fondo che
di produrre un'opera e finire un'opera è una grande soddisfazione, anche se poi dopo è una cosa che va via, perdi un pezzo in cui hai vissuto una parte di tempo nella tua vita. Queste sono opere moderne mie, personali. Sono uno studio sul DNA rivisto, pezzi unici, particolari, sempre statuario, materiale che prediligo, come già detto, materiale unico, vivo, trasparente, diciamo, il non plus ultra, secondo un mio giudizio. E questa è un'opera a cui insomma ho dedicato tempo anche a questo perché sembra che non abbia lavoro, ma un'opera del genere ci vuole circa 20-25 giorni di lavoro. Chiaramente non solo su questa, perché io lavoro in contemporanea su diverse opere, cerco di mandare avanti diversi lavori. È un po' il mio metodo di lavorazione che ho, nel senso di lavorare sempre. Questa è un'opera su una rivisitazione del DNA, della genetica dell'uomo, no? Vista a mio modo, sempre di statuario, tutte opere cui ho esposto e sono presenti in collezione di private, persone private. Questa è un'opera, sempre la riproduzione di Antonio Canova, sono le tre grazie di Antonio Canova. Anche questa è un'opera a cui io ho dedicato 8 mesi di lavoro, partendo dal blocco di marmo, col modello, con una riproduzione col sistema a punti, tutto manuale, con una tradizione manuale, una lavorazione artistica col sistema a punti. Dal modello, quindi riportando tutte le misure dal blocco fino alla fine. Inizio ovvio la spazzatura e poi dopo si va avanti con la spazzatura e la rifinitura. Questo siamo in una fase di rifinitura. Sto dando, diciamo, pomice artificiale per levigare le superfici, creare tipo per il guscio dell'uovo, una levigatura, una finitura tipo levigatura fine. È una finitura precedente alla lucidatura a specchio. E queste qua sto lavorando su un'opera di 6 metri, che è un Cristo Redentore. Cristo Redentore eseguito nel 2015, 2014-2015, eseguito in 3 mesi di lavoro, in cui abbiamo lavorato in 3 persone, e un'opera di 6 metri per 6 metri. Un peso finale complessivo di 30 tonnellate di marmo bianco Carrara ordinario. E questo è un Cristo che è andato in Nigeria, in un villaggio di cristiani in Nigeria, raccogliere, diciamo, le persone. Queste sono alcune opere della mia vita di scultura, che spero sia ancora, insomma, ricca di soddisfazioni, come fino ad ora ho avuto, e mantenendo sempre i piedi per terra e cercare di sempre a fare meglio. Beh, comunque, tanto grazie Michele perché ci hai presentato una parte della tua produzione e già secondo me ci sono degli aspetti che poi mi piacerebbe approfondire, il rapporto tra la riproduzione dell'arte classica e quella invece che è la creazione personale, quindi proprio linguaggio espressivo, e anche un attimo il rapporto tra manualità e tecnologia. Però ora lasciamo la parola a Jean. Si presenta e ci dice anche già qualche sua impressione sulla sua presentazione. Prego, Jean, grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora, è bello essere qui con il maestro Michele Monfroni perché è un uomo all'antica, assolutamente all'antica. Oggi sappiamo tutti, e poi è un uomo all'antica in una maniera intelligente. Lui non combatte una guerra contro il robot, lo lascia
il robot va dalla parte sua, lui avanza alla Monfroni, come ha imparato da suo padre e come sta insegnando anche a il suo figlio di 8 anni, Matteo, che ha già preso il martello in mano. I Monfroni verso i 7-8 anni sono davanti al padre che gli getta il martello e lo prendono, non lo fanno cadere. Allora, eseguo qualsiasi tipo di scultura, ha detto, da fotografia, dal vivo, in qualsiasi modo. Cioè, diciamo che Monfroni sa fare tutto, un ritratto, una copia perfetta. Abbiamo visto le Tre Grazie di Canova, abbiamo visto la Pietà di Michelangelo, e lui in questi periodi di lavoro che durano 7, 8, 9 mesi entra nel collega, entra nell'artista. Monfroni è andato a prendere il bianco statuario là dove lo prendeva Michelangelo e fa tutto da A alla Z. Poi non è, voglio dire, se esiste un Black & Decker, se esiste una macchina che può agevolare, non la rifiuta certamente. Ma diciamo che oggi la maggior parte degli scultori in marmo, se si trovassero in una cava con un martello, dovrebbero chiamare col telefonino un elicottero affinché venga col robot, perché loro col martello e il marmo che ce fanno? Ecco, quindi questo è importante, però questo va detto stimando anche all'occorrenza l'opera che viene fatta con robot. Cioè, no, diciamo che Monfroni non ha tempo per questa polemica. Lui va avanti per la sua strada. Poi, se incontra un collega che ha fatto una bella opera con robot e poi la sbozzata, gli fa anche i complimenti. Ma adesso stiamo parlando di Monfroni, che appunto, diciamo, lui è... è abituato anche a fare opere contemporanee, opere che lui ha, cioè lui non è solo rivolto all'antico, ma è rivolto, come abbiamo visto da quel lavoro sul DNA, e lavora su più fronti. E questa capacità di essere tradizionale, cioè quindi di metterci 7 mesi, 8 mesi a fare un lavoro e farselo comprare, quindi stimare per quello che vale, è molto importante. Diciamo che magari vedremo dopo, ci sono alcune figure che l'hanno ispirato particolarmente. C'è un Padre Pio che sembra vivo. Poi qui abbiamo prima accennato a questo Cristo Redentore di 6 metri che si trova in Nigeria adesso. E comunque, quando un artista torna a casa dopo aver fatto una vita di questo genere, spesso, diciamo, può godere, fuori di retorica, di una serenità. Cioè, perché è riuscito da solo col materiale a realizzare qualcosa di speciale. Poi, diciamo, che cos'è l'atteggiamento di una persona del genere nei confronti del suo materiale? Non è da un certo punto di vista, come lui dice spesso agli amici, o ecco, è un amore morboso, però è un vizio, fortunatamente un buon vizio. Ma provate a tenere Monfroni lontano dal marmo, no, non ci riuscirete, perché lui è chiamato da questo materiale quasi fosse il suo stesso sangue.
è come per lui il martello è come per un'altra persona la penna biro, dico. Poi ci sono i martelli pneumatici, ci sono gli scalpelli, i frullini ad aria, benvenuti anche loro. Ma ricordiamoci che poi ogni tanto nella vita di un artista ci sono dei momenti particolari che vi faccio un esempio. C'era una volta a Padova il maestro Paolo De Poli, che era uno smaltatore, e il grandissimo architetto Gio Ponti lo aveva individuato e magari ogni tanto andava a trovarlo, e magari andava ogni 6, 7, 8 anni, e quando andava via De Poli gli diceva: architetto, mi ha dato benzina per 10 anni. Allora, quando Monfroni, che si è portato dietro anche il piccolino, è andato da Giovanni Paolo II e hanno parlato e gli ha spiegato l'opera ed è entrato nel lavoro, quando è andato via aveva benzina per 10 anni. E la stessa cosa vi racconto, lui è stato anche l'autore del monumento a Pertini, ecco. Ma gli hanno commissionato il gruppo scultoreo sull'eccidio di Stazzema, questo eccidio che ha ucciso più di 100 persone. No, forse nel Frigido. Prego. Forse nel Frigido. Forse nel Frigido. Ok, va bene. Ecco, lui. Quando ha finito questo lavoro, è arrivato il presidente della Camera, allora Bertinotti, con tantissimi sottosegretari e poi tutti quanti e tutti i politici. Però devo dire che quello che lo ha più colpito è stato, alla fine, mentre se ne stava andando, un anziano novantenne gli ha battuto la mano sulla spalla e gli ha detto: grazie Monfroni, io sono un quindicenne scampato a quell'eccidio. E quindi ho provato una sensazione incredibile, diciamo, bella non si può dire perché è un ricordo orrendo, però mi sono molto emozionato nel vedere questo gruppo scultoreo. Ecco, questa è stata altra benzina per 10 anni, cioè la soddisfazione di fare un lavoro con attenzione e con precisione. Adesso molti lo sanno, molti non lo sanno. Gli artisti, gli artigiani sono infinitamente più colti di quanto noi non immaginiamo, perché quando affrontano un personaggio lo devono studiare, entrano nel periodo, e infatti Monfroni si sente a volte psicologo del personaggio che scolpisce. Ecco, diciamo che questo è molto importante, anche il fatto, quello che lui pensa, se lui ha fatto una trovata, se ha scoperto qualcosa, la dice al collega. Non bisogna essere gelosi per le proprie cose, porta male, cioè bisogna riuscire ad essere tosti come un Carrarino e nello stesso tempo generosi. Adesso voi sapete, io i Carrarini li conosco perché ho avuto l'onore di accompagnare, voi direte è che onore è un grande onore, ho avuto l'onore di accompagnare dal Sarto Garzillo in Piazza Alberica Philippe Daverio per 10 anni. Io ero l'autista e l'amico osservatore, però poi andavamo nelle cave e tutto, e quindi conosco il mondo di Carrara dall'interno, ecco.
E devo dire che il carattere dei i Carrarini sono persone che non ti perdonano se fai uno sgarro, però se ti comporti con una certa correttezza, anche rigido, senza troppe smancerie, il Carrarino poi è capace di darti tutto. Facciamo un esempio. Oggi, stamane, Michele Monfroni ha consegnato, dopo 8 mesi di lavoro, un'opera. Che opera è? È l'opera del torero, è il ritratto del torero José Tomás Enlines, uno dei grandi toreri di Spagna che è ancora vivo. Ma lui non è che si è messo lì così. È entrato nella mentalità dei toreri, della storia dei toreri, ha studiato la corrida, cioè questo torero che ancora non sa bene che cosa sta per succedergli, quando vedrà se stesso in marmo interpretato da un artista e da un medico. L'artista è Monfroni Michele e il medico è lo psicologo Monfroni Michele, perché lui si muove su questi due settori. Ecco, diciamo che ci sono tante cose da dire, ne diremo altre, per ora è solo quello che mi è venuto in mente per il momento. Grazie. Bene, allora, intanto grazie, perché grazie. Sembra che il tuo intervento sia veramente molto molto interessante e soprattutto una grande narrazione, è affascinante. Anche una bella narrazione anche della produzione, una produzione forse sminuente dell'opera di Michele e soprattutto del suo approccio psicologico. Però ecco, mi piacerebbe anche un approccio tecnico, nel senso, Michele, quando hai presentato la tua attività hai parlato di marmo bianco Michelangelo, il marmo bianco normale, eccetera, eccetera. Quindi una grande varietà che per i profani come noi non è che è marmo bianco tout court, già nel marmo bianco ci sono tante differenze. Ci racconti qualcosa che è molto affascinante, anche perché il marmo è comunque uno di quei materiali che tutto il mondo riconosce appartenere alla Toscana, esatto, a Carrara e comunque alle Apuane. Quindi insomma, esatto, è anche un materiale identitario, no, per noi, che qualche piccola istruzione. È un materiale unico, diciamo. Intanto abbiamo avuto la fortuna che la natura ci ha donato questo materiale nella nostra zona. Chiaramente per un artista, uno scultore, un artigiano è fondamentale la conoscenza del materiale, del marmo. Quindi deve conoscere il materiale, la sua conformità, la sua resistenza, le sue direzioni, perché il marmo, il nostro marmo ha delle direzioni che sono molto importanti anche nella fase di lavorazione. Ripeto, qualsiasi opera ha bisogno di un suo pezzo. Noi come Carrara abbiamo importante e conosciuto è lo statuario bianco Michelangelo, che già la storia, insomma, già il Vasari dice, ha scritto che giustamente Michelangelo ha scelto il materiale qui a Carrara per motivi anche logistici, a differenza di Pietrasanta, dove scelse anche la Pietrasanta l'Altissimo, che era logisticamente più alto come escavazione, qui l'avevamo più basso, che il bacino di Torano, quindi un'escavazione più facile, quindi una reperibilità più facile da avere i pezzi per la lavorazione. È lo statuario Michelangelo, il nostro bianco, per comprendere, il bianco col fondo latte incarnato, bianco puro a volte con venature. La scultura è ovvio che va selezionato con una certa purezza, che anche se è difficile trovare la purezza nello statuario, a livello invece di commerciale, di arredamento, di design, può andare anche lo statuario con le venature e forma, diciamo, dei disegni particolari che gli architetti oggi utilizzano per
facciate, per pavimentazioni, per altri oggetti. Mentre per la scultura è tutta una cosa diversa. Il materiale più puro è e più è prestigioso. Quindi si parte dalla conoscenza del materiale e della ricercatezza del materiale. Quindi girare le cave, conoscere le cave, i luoghi dove c'è lo statuario e conoscere anche, diciamo, al piano nelle segherie, nei laboratori dove arrivano questi blocchi già segati. Questo è lo statuario. Poi c'è l'ordinario, che è il bianco Carrara normale. Il bianco Carrara normale che chiaramente ha diverse denominazioni, A, B, C, D. Questo è anche un discorso commerciale. Sempre per la scultura è importante lo stesso, la, diciamo, la pure, non purezza, la, diciamo, la poca macchia, la poca venatura, anche se ordinario, che è un materiale forse meno prestigioso e dello statuario, però la sua, diciamo, uniformità nella scultura è importante. Per comprenderci, per far capire, il Davide di Michelangelo è una qualità di ordinario, mentre la Pietà Vaticana è uno statuario. Quindi sono due materiali prestigiosi, ripeto. Io prediligo lo statuario perché ha una lucentezza, una trasparenza, è caldo, quando finisci un'opera è non più risulta. Chiaramente dopo, ripeto, la conoscenza del materiale, le direzioni, la conformità sta nella resistenza, nella grana, grana fine o grana un po' più grossa, nel senso grana fine è un po' più secco, quindi essendo più secco puoi eseguire lavori prestigiosi con stacchi, per capire chi magari non comprende bene, aprire una mano, aprire le dita una mano, quindi la mano aperta con le dita staccate hanno una resistenza con un materiale secco, fresco e, diciamo, ha una resistenza molto importante. Poi dopo subentra la direzione materiale, perché noi il materiale ha tre direzioni, ha un verso, un secondo e un contro, e questo sta alla conoscenza, all'esperienza nell'avanzare degli anni, nel lavorare l'opera. Dice assaggiare il materiale non a morsi, assaggiare il materiale col martello. Con il martello si assaggia il materiale, si dà un colpetto per capire, diciamo, la consistenza e capire dov'è il verso, dove spacca o dove non spacca. Queste sono cose che impari nel tempo. Esperienza, lavoro, studio, laboratorio. Non ci finirà mai di imparare perché c'è sempre da imparare. E ripeto, la conoscenza del materiale è fondamentale. Perché si parte dal materiale per eseguire un'opera, non è che prendi un pezzo qualsiasi e va bene per qualsiasi tipo di opera. E è fondamentale la conoscenza del materiale. Ecco, in questi giorni, in questi dialoghi, devo dire, è stato molto interessante, è stato molto bello, perché il tema ricorrente nei nostri maestri artigiani, qualunque fosse il materiale o la tecnica o il prodotto di cui stavano parlando, però questo tema della costante ricerca, dello studio, del progredire della conoscenza è una costante. Quindi non possiamo che dare ragione a Jean quando prima ti ha definito colto, ma in generale in questo periodo, cioè in questi dialoghi, quello che emerge è la figura dell'artigiano che è colta, quantomeno del maestro artigiano, di quelli, questa proprio costante crescita professionale, che però presumo sia anche personale, no? Perché quando si fa qualcosa non serve soltanto al lavoro, serve anche alla persona. E devo dire che è un tema molto molto importante, ne abbiamo parlato anche un po' in questi giorni, anche perché spesso c'è questa visione un po' stereotipata, no? Dell'artigiano come e anche dell'artigianato come un lavoro di minor soddisfazione, il lavoro manuale quasi, non dico sminuente, ma comunque con minor valore. Invece quello che viene fuori è una professione in cui c'è, al di là delle capacità manuali che sono indispensabili, perché comunque dal saggiare col martello a fare gli oggetti al torno, oppure dal tessere, la capacità manuale ci vuole, ma ci vuole anche la capacità progettuale di conoscenza. Quindi
una figura a tutto tondo, no? La classica figura bidimensionale che di solito molti vedono nell'artigiano. Invece qui si sta parlando di una figura anche più che tridimensionale, perché affronta il tema da tanti punti di vista. Quindi la definizione di Jean di prima mi sembra assolutamente calzante. Grazie. Artista a occhio. Come lavora il maestro Monfroni? Il maestro Monfroni, a parte quando fa le copie, ma altrimenti, lui lavora a occhio. Che cosa c'è di più bello di lavorare a occhio? Io frequento molto, per esempio, Murano, i grandi maestri del vetro, quando fanno magari un ippopotamo di vetro così di 40 kg, li vedi cominciare e fanno il codino, ma chi guarda non capisce. Invece lui ha già tutto a occhio immaginato, come a occhio lavorano le tessitrici dei tappeti in Afghanistan. Ci sono delle professioni che non, di cui non si onora mai abbastanza il sapere. Vi faccio degli esempi un po' strani, perché gli esempi che non sono strani, che esempi sono? Dermatologo. Il dermatologo, un bravo dermatologo, è una persona che da un puntino capisce tutto. E il dermatologo bravo è un medico coltissimo. In ambito teatrale, il costumista. Ma un bravo costumista teatrale non è mica lì, non ha mica fatto solo quei... Ha dovuto contestualizzare l'opera o il film, fare costumi adatti che non somiglino a costumi già fatti in passato, perché però che si colleghino col passato che narra l'opera o col presente. Ora, a casa Monfroni si lavora a occhio, mentre il vetro continua, e non si può fare vetro se non a occhio, perché cosa fai col magma bollente? Invece è bellissimo sapere che ci siano ancora dei maestri a Carrara, per esempio. Poi ce ne sarà, io per esempio sono amico di un mio amico, è Renzo Maggi, che è uno scultore di Pietrasanta, e siamo molto amici, e lui fa, no, cioè, fa tutto a occhio, diciamo. Comunque, diciamo che sono interessato a fare una domanda al maestro Monfroni, se nella sua ricerca di arte contemporanea, come è arrivato a fare il matrimonio marmo-legno? Il matrimonio marmo-legno è un giorno sulla spiaggia, qua nel nostro Marina di Carrara. Vedendo questi legni arrivare dal mare, mi è venuto in mente... Perché non ridargli vita? Ridargli vita con cosa? Col marmo, che è la materia che io lavoro e prediligo. Quindi ho fatto un abbinamento marmo e legno, legni naturali che prendono vita, aggiungendo la materia, ripeto, marmo, quasi tutto statuario uso, e prendono forme, vivono. E questi legni hanno una nuova vita, se no andrebbero bruciati o marcirebbero, e diventano un'opera. Un'opera d'arte che può essere visibile a qualsiasi altra persona che prima non avrebbe mai visto, perché un legno che galleggia, poi sulle spiagge vengono fatti cumuli di legni bruciati. Quindi ogni tanto, quando fa le mareggiate, raccolgo questi legni, io vedo già cosa c'è dentro e cosa ci nascerà con questo legno. Un'opera che è una soddisfazione, a prescindere se poi questa opera la vendo o non la vendo, non interessa, è una soddisfazione. Nasce in qualcosa di particolare. Queste mie opere sono apprezzate, sono uniche, perché ogni scultura è un pezzo unico, perché un legno naturale ha una sua forma. Ho sempre imparato che la natura ci dà, dobbiamo solo recepire con i nostri occhi e trasformare.
trasformare con il nostro pensiero e con le nostre mani, quindi dare vita, e che nasce un'opera. Questa opera rimarrà ai posteri, farà parlare, farà discutere. Questo è ciò che le mie opere, le mie marmo, sono come sono nate. Ecco, una domanda, visto che siamo entrati nella produzione appunto personale, nella creazione. Sì. In che rapporto si pone questa creazione personale, questo linguaggio espressivo, che poi sia solo marmo, sia marmo e legno, rispetto alla produzione invece quella più classica, la riproduzione o comunque... quella più classica, appunto, perché sono proprio due mondi diversi, come gli altri. Sono riuscito a coniugare le cose. Io vengo da una tradizione di classica, di un figurativo, perché io ho imparato con mio padre dal figurativo, e poi ho trasformato lungo il percorso della mia vita artistica. Ho la fortuna, ho avuto la fortuna, non so, ho un qualcosa che devo esprimere, quindi ho fatto qualcosa di diverso, trasformando, andando a creare opere moderne, cose strane. Più strane sono e più belle sono. Non avere paura, osare, perché l'arte è anche osare, non aver paura, trasformare. Ed è un percorso che riesco a mantenere. Monfroni Michele, Monfroni Studio d'Arte, Laboratorio di Scultura, è la stessa cosa. Però sono due cose diverse, vado avanti e le coniugo perfettamente, senza paura e senza disdegnare l'artigianato classico, che è il figurativo, da cui io ho imparato e devo tanto, mi dà ancora tanto. Non è l'artigianato classico, la lavorazione artistica, il figurativo è molto importante, la base deve essere quello. Poi ognuno nella vita sceglie il proprio percorso artistico, fare uno o l'altro o tutti e due insieme. È difficile, perché le ore non basterebbero mai, non vorresti mai abbandonare il laboratorio, lo studio, la bottega, come la vogliamo chiamare, non la vorresti mai abbandonare. C'è anche un momento di stacco, perché ci deve essere anche un momento di stacco, come dicevo, è anche a volte una cosa un po' morbosa, no? Però sei contento e sei sereno di tutto ciò che fai. Ed è bello mandare avanti questa tradizione. Beh, ci credo, anche perché giustamente con la tradizione che si impara, e poi da lì si sviluppa l'eventuale linguaggio proprio personale, anche perché con la conoscenza del materiale, la conoscenza delle tecniche, aumenta anche la capacità espressiva di ciò che uno vuole. È tutto un bagaglio che messo insieme è molto importante, ti fa maturare nel percorso della tua diciamo carriera artistica. Più cresci e più maturi e più diventerai scultore, diventerai artista, diventerai artigiano, perché sempre la strada è ancora lunga. E un'altra domanda, rispetto, visto che comunque sei maestro artigiano, no? Nella definizione di maestro artigiano c'è anche la trasmissione del sapere, la capacità, ma anche la voglia di trasmettere ciò che si è imparato. Quindi ora, al di là del Monfroni Junior, ci sono ragazzi che si avvicinano alla scultura, che hai guidato in qualche modo, con cui hai fatto dei percorsi formativi? C'è curiosità? Sì, io collaboro con gli istituti qua superiori, sia artistico, scuola del marmo, e anche con l'Accademia. Faccio le ore di stage o le ore formative, soprattutto con l'Accademia. Ultimamente ho avuto a seguire sei ragazzi che hanno fatto le ore di stage in laboratorio. Io devo dire che gli ultimi ragazzi che ho avuto, diciamo che sono una buona nata, si sono tutti laureati ora a febbraio, ed è una buona nata. Ho notato che hanno molta passione, soprattutto, che quella è molto importante, voglia di apprendere, voglia di seguirti, voglia di capire le tecniche, il materiale, con molta umiltà,
E questi ragazzi, secondo me, avranno un buon futuro perché hanno già capacità lavorative. Mi ci rivedo un po' io quando arrivo ai loro anni, perché sono i 24, 25 anni. Ed è ancora un po' acerbo, no? Però vedo che questi hanno voglia, soprattutto passione, che è molto importante. Ho avuto ora ultimamente un ragazzo che l'ho messo a lavorare su un'opera che io ho realizzato perché io poi gli do anche responsabilità ai ragazzi, perché devono avere responsabilità, li devi seguire, non devi accantonarli e mettere da parte, devi farli partecipi del laboratorio, della bottega, dello studio, perché ha diversi nomi, no? Devono essere partecipi e responsabili. E questo ragazzo mi ha colpito per la sua, diciamo, pazienza, perché l'ho messo a raspare con delle raspe, lime, diamantate e di acciaio, quindi a finire un'opera che è la fase molto importante e difficile, molto difficile. Questo ragazzo, testa in cassetta, si mette a lavorare e chiede, chiede e chiede. E questi ragazzi ti danno soddisfazione perché dici ci sono ancora tanti ragazzi che hanno voglia di fare e di imparare, sperando nel futuro perché sono sempre meno, perché purtroppo come tutti i mestieri i numeri diciamo vanno a calare, però cerchiamo di dare un contributo ad avvicinare ad ogni mestiere i ragazzi che poi vorranno proseguire. Bella, molto bella questa esperienza e fa piacere vedere che ci siano dei giovani in cui c'è ancora la passione e la voglia di imparare. Una curiosità, locali o anche da altre parti d'Italia? No, qua questi sono ragazzi italiani. Ce ne sono, c'è anche delle ragazze della Toscana. Ho avuto ragazze di Prato, di Pisa. C'è un ragazzo ora tuttora di Roma. C'ho avuto una ragazza tedesca. Ci sono tanti stranieri, però ci sono anche tanti italiani. Devo dire che ho visto tanti italiani, tanti ragazzi che hanno fatto il liceo artistico. Poi, dopo l'accademia, è ovvio, hanno poi sì, ora finito, si vogliono soffermare a Carrara perché chiaramente Carrara è una delle parti della scultura. Se vuoi, diciamo, proseguire, imparare, ti devi, diciamo, fermare con tanti sacrifici, ovvio, a Carrara e frequentare un laboratorio di scultura o bottega, o studio, come io sempre definisco, le tre definizioni. È sempre un tutt'uno. Bello, Jean, hai qualche osservazione su questo rapporto con i Sì. giovani? Devo dire che il marmo mi sembra in buone mani, perché abbiamo io, beh, Lisa lo sa, io sono amico di Paolo Carli della Onro, dove fanno venire artisti dappertutto, però è quel modo più contemporaneo di lavorare, legato molto anche al robot. È magnifico che ci sia dall'altra parte delle Apuane ancora l'antico mestiere, il mestiere che è portato avanti dalle generazioni ormai di Monfroni, sperando che Matteo poi continui, ecco, però dove c'è anche questa curiosità e questa naturalezza di andare a Marina di Carrara, prendere un legno, farlo sposare con un marmo, lavorare così, senza neanche pensare in questo caso al guadagno, no? Cioè è un'operazione che fa rivivere un pezzo di legno e devo dire che c'è tanta poesia nel lavoro monfronico. Grazie. Neologismo, dai, abbiamo Grazie. anche il neologismo stasera. Senti, Grazie. invece, Michele, un'ultima domanda, visto che tra l'altro questi aspetti sono interessanti, e Jean l'ha già nei suoi vari interventi un pochino evidenziata. Cioè questo rapporto, perché non si può parlare di contrapposizione,
la capacità manuale, la conoscenza e la capacità manuale e le nuove tecnologie. Comunque, dove si ferma la tecnologia comincia la manualità e viceversa, secondo te? Ah, io ripeto, non sono contrario alla tecnologia, perché la tecnologia deve andare avanti, deve collaborare con l'uomo. Già dall'avvento dei cellulari, che insomma è un grosso contributo alla tecnologia, però non deve sostituire l'uomo, specialmente nelle lavorazioni artistiche. Ora io parlo nel mio settore della scultura, io vado per la mia strada, creo le mie opere. Forse sono io la concorrenza del robot, non è il robot che mi fa concorrenza a me. E io creo manualmente, vado per le mie idee, per la mia strada, e di là c'è il robot che crea le opere, riproduce le opere con una semplice scansione, è ovvio. Anche se definisco non scultura, la scultura deve vivere, deve vibrare. E ciò che fa vibrare la scultura è la mano. La mano dell'uomo, la mente e il cuore. L'imperfezione della scultura, non esattezza al 100%, io arrivo a una buona percentuale. È una cosa che fa vivere la scultura. È ovvio che poi dopo ci deve stare anche la tecnologia, ci deve stare il robot, è ovvio che ci deve far tutto. Però io vado avanti per la mia tradizione, per la mia strada, per la mia serenità, senza vedere come una sfida o una concorrenza il robot. Prima si diceva della Cina, no? Andiamo ora in tema di nazioni con queste manodopere a basso costo. È la popolazione che deve lavorare anche loro, a me non mi fanno concorrenza, perché io faccio le mie opere con la mia finitura, ho la mia mano ed è e vado avanti per la mia strada. Quindi se mi fanno concorrenza, penso di no. E bisogna andare avanti. Ma no, ma sull'università è su un certo tipo di lavorazione, su un certo tipo di oggetto, su una certa fascia di attività, non è quella la concorrenza. Non lo può no, essere. No, no. Ma poi è un'altra cosa, sono mondi... Sono vedute pensieri diversi, quindi devono andare anche a pari passo, però è ovvio che ognuno deve fare il proprio saper fare. Poi gli altri giudicheranno, tutto lì. Il robot non mi dà noia, non mi dà fastidio. No, tutt'altro. Era magari interessante capire se e quanto può supportare, ovviamente sempre di servizio, perché... Sì, no, è una questione di... È ovvio che il robot è una questione di tempistica, anche se noi come tempistica non abbiamo problemi, nel senso riusciamo a smodellare, a sbozzare con una certa tecnica, una certa velocità. Veramente il robot mette sotto un blocco... il giorno dopo non dico che è finito, però è a buon punto, però gli devi dare il blocco riquadrato senza difetti, perché la scultura sta dentro al blocco. Io posso partire da un informe senza piani, il robot non parte da un informe senza piani, non ha una mente. È lì la differenza, è anche lì. Se c'è un difetto dentro al blocco, il robot non lo vede, lavora il blocco, l'acqua entra dentro, il difetto si può aprire. Io, se ho un blocco con un difetto, cerco sempre di sceglierlo e di vederlo bene, però posso spostarmi, perché ho anche un raggio di poter spostarmi, perché è ovvio che a volte cerchi di sempre di scegliere un materiale un po' più grasso, un po' più grande, una misura. A volte lo scelgo a misura perché l'ho visto bene. Se c'è fuori un difetto, ho la possibilità di spostarmi, che dopo non si sposta. ci sono tante cose, il sottosquadra il robot non riesce ancora a farli, ci arriverà, per l'amor di Dio, arriverà a fare il sottosquadra sono, diciamo, i vuoti, per farci capire, nella scuola, ritornando alle tre grazie di prima, i vuoti che hanno le braccia, le gambe, quindi entrare dentro all'opera, tante cose non riesce ancora a farle, ci arriverà, però non è un problema per me. Io cerco di insegnare ciò che so anche ai giovani,
dicendo che di andare avanti con passione e senza paura, perché poi verranno ripagati, sicuramente verranno ripagati, perché già finire un'opera da un blocco, arrivare in fondo è già essere ripagati, è già una grande soddisfazione. Infatti questo è un tema che hai detto fin dall'inizio, la grande soddisfazione del lavoro, dell'opera, la soddisfazione della creazione, diciamo, dai. Io penso come tutti gli altri non ci sia nemmeno stanchezza poi a volte nel lavorare, perché la stanchezza è un lavoro pesante, come tanti lavori pesanti ci sono, più del mio, per l'amor di Dio. Però io non sento fatica, nel senso che torno a casa non ho quella fatica, anzi è una carica in più da affrontare, finché si resiste. È ovvio che la salute è molto importante. Jean? No, volevo dire, per non essere sempre tutti noiosamente dello stesso parere, l'amico robot è come il cortisone. No, cioè, non è, voglio dire, magari. Però senza di lui in tante cose io seguo l'eccezionale lavoro che fa Paolo Cardi a Monroe con artisti che vengono dappertutto. Sono semplicemente due strade diverse, Sì. No, non le vedo in antagonismo. assolutamente. Quello che si percepisce da Michele Monfroni è che lui va avanti per la sua strada, sereno. E non cosa c'è di meglio di questo, no? Di essere il rappresentante dell'antico modo di fare scultura. E poi, vabbè, ce n'è un altro che è legato anche all'architettura o è legato anche ad artisti che magari del marmo non sanno niente, e però vedono, però così è anche la vita, no? Cioè ci sono delle novità che arrivano e non ci si può opporre. Secondo me il centro della conversazione di oggi è la magnifica poesia della Bottega Monfroni. Mi sembra Grazie. un bel centro, uno splendido centro, vai. Grazie, grazie. Ma è una cosa naturale, perché poi chi come me lavora col mio metodo tradizionale, penso sia una cosa naturale che venga naturalmente. Io ho la fortuna di vedere che ci sono anche tante, ancora tante persone che fanno la mia strada, quindi è già un qualcosa di buono, che non, insomma, si fanno mettere i piedi in testa da robot, no? Insomma, diciamo così. Insomma, le soddisfazioni poi vengono. E tutto questo, secondo me, è frutto di anche aver scelto questa strada, perché è ovvio che poi, ripeto, ognuno può scegliere la propria strada artistica, per amor di Dio, non c'è che uno deve. Le soddisfazioni comunque vengono. È Dare bello coraggio, soprattutto ai avere giovani. degli allievi, no? Anche avere degli allievi che vengono a imparare Ma certo, i quello di ragazzi, prima. io dico che i ragazzi sono la linfa, i giovani sono la linfa per tutti i mestieri tradizionali. Sono la linfa e vanno seguiti, non lasciati a se stessi in laboratorio o in bottega, vanno seguiti, dato responsabilità, dato, diciamo, importanza, perché io ci sono passato, quindi ed è giusto così. Dare responsabilità ai giovani e appassionarli che è fondamentale. Fargli capire che l'opera è importante più del monetizzare, che è diverso. Quando hai fatto un'opera è una soddisfazione, poi dopo pensi al resto. Ma infatti questo tema appunto, Jean l'ha chiamato poesia, tu l'hai chiamata passione, credo che questa sia la vera forza motrice di tutta È questa. una forza, forse nelle nostre origini, o no, ma anche nelle origini dell'italiano, perché l'italiano a livello artistico penso sia, non
non ci sia uguale al mondo. Diciamo che nell'arte noi possiamo ancora parlare tanto e dire tanto. Beh, l'italiano è creativo di suo, in tanti, esatto. In tanti settori, in alcuni forse, sì. Forse sarebbe meglio non esserlo, però dai. Vabbè, però abbiamo nel sangue una creatività, è ovvio. E siamo proprio creativi, questo è vero, come quando dicevi prima di fronte al blocco che il robot non si sposta e l'artista umano e soprattutto italiano si sposta e riesce a girare intorno al problema. Eh sì, perché hai margini di spostamento, di modifiche, no? Quello che la macchina, se te li metti un impostato, un blocco, è ovvio che è quel blocco lì. Ma c'è un libro di Primo Levi che si chiama La chiave a stella, che parla di questo. Allora vi racconto un episodio della nostra attività antiquaria. Tipo prima c'era ancora l'euro, mi chiamano e hanno telefonato a 5 antiquari di Milano perché smontavano il lampadario della libreria Rizzoli alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Una cosa immensa. Bisognava scrivere la cifra in busta chiusa. Io non so, ho detto, vabbè, ho fatto un'offerta e me lo sono aggiudicato. E per poterlo archiviare ho dovuto noleggiare un magazzino. Non so se mi spiego. A un certo punto nessuno lo comprava. Finalmente piace a Donatella Versace e viene venduto in Queensland, in Australia, a Palazzo Versace. Mandiamo il lampadario. Passano 15 giorni e ci telefonano. Ma l'elettricista in Australia, non c'è un elettricista in tutta l'Australia capace di montarlo, non c'è. Ho detto, beh, guardate bene, no, abbiamo già telefonato dappertutto nel paese, non c'è un elettricista in Australia capace di montare questo lampadario, che non è impossibile montarlo. Allora abbiamo mandato il nostro elettricista, il signor Sergio Dassois, che è poi anche elettricista del FAI. Lui è andato lì tranquillo con... aiutato da suo fratello, e ha montato questo lampadario. Se volete andare a vedere per curiosità, Palazzo Versace, si vede Australia, quindi si vede subito il nostro immenso lampadario. Questo per dire, come diceva il maestro Monfroni, che gli italiani hanno in questo campo qualcosa in più. E questo non c'è niente da dire, cioè è vero, è una qualità che noi abbiamo. Adesso, esatto, in un momento che si critica molto l'Italia, ma questo pregio abbiamo avuto modo di dirlo. Ecco. Allora ci avviamo alla conclusione di questo nostro appuntamento, perché ci siamo dati l'obbligo di rispettare rigidamente i tempi. E quindi intanto vi ringrazio, perché è stata una discussione molto molto interessante e devo dire anche molto appassionata. Mi è piaciuta questa parte, che si è concluso anche ai nostri ascoltatori e spettatori. Tra l'altro, ora non so se lo sapete, non ve l'ho detto all'inizio, ma comunque il nostro incontro di oggi, come gli altri, è registrato, quindi sarà possibile rivederlo sui canali Facebook di Altex anche successivamente. Quindi chi magari oggi si è perso potrà approfittare. E come già detto, e penso di parlare a nome anche del maestro Monfroni, e dice, se ci sono richieste, informazioni, domande da porre, siamo a disposizione, perché insomma ci piacerebbe anche che questi dialoghi poi sollecitassero anche una conversazione, uno scambio, un dialogo di nuovo, in maniera tale che questi temi possano essere ulteriormente approfonditi.
A questo punto, oltre a ringraziare i nostri ospiti per la loro presenza, per il loro contributo fondamentale a questo nostro incontro, ricordo che domani sera abbiamo l'appuntamento conclusivo dei nostri, di questa sessione dei dialoghi dell'artigianato con il maestro Gabriele Maselli e lo storico dell'arte Giovanni Matteo Guidetti, che parleranno delle lavorazioni del legno e quindi sarà un altro settore importante della nostra tradizione storica e artistica. Quindi vi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e spero di poter fare altri appuntamenti e altri dialoghi. Grazie mille, grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti. Buona serata, grazie. Grazie, arrivederci.